Assessore, 1,5 milioni di euro stanziati dallo Stato dedicati al tema della disabilità. Per cosa saranno utilizzati questi fondi? Non solo 1,5 milioni, ma anche 1,6 milioni, la prima tranche destinata agli investimenti per recuperare alloggi per il dopo di noi, la seconda tranche di 1,6 milioni per vivere in qualche modo, per far sì che le persone in autonomia possano vivere per le faccende domestiche quotidiane e di cura. È un grande sforzo che Alisa ha fatto assieme alle associazioni dei familiari. È una, ovviamente c'è grande attesa, perché la domanda delle famiglie è quello di poter avere un futuro, una prospettiva, i loro figli possono essere ospitati in luoghi accoglienti, in luoghi a misura di persona, e questo strumento del dopo di noi consente di poter recuperare alloggi fino a 5 unità abitative con delle caratteristiche. Vengono in questo bando anche indicate le priorità, le modalità, chi ha titolo, i requisiti, non sono ovviamente misure di tipo individuale per quanto riguarda gli investimenti strutturali, ma saranno associazioni di famiglie, associazioni no profit e altri soggetti che potranno presentare ai distretti sul territorio i progetti entro il 31 di luglio. Ma certamente, leggendo il bando pubblicato sul sito di Alisa, ci saranno tutti i dettagli utili per arrivare, ci auguriamo tutti, alla fine dell'anno con queste importanti risorse destinate. Quello del dopo di noi è un tema molto sentito, un tema di cui forse si parla troppo poco. Eh sì, direi che se ne parla poco, però il grande lavoro del mondo dell'associazionismo ha fatto sì che potesse essere approvata una legge e anche che le regioni non stessero poi ferme nell'attuazione. Devo dire grazie a questa collaborazione tra Alisa e il mondo della consulta handicap e delle famiglie, siamo arrivati ad avere veramente degli strumenti operativi efficaci che andranno laddove c'è bisogno e necessità di avere risorse.